Bene, amici del Bibatti Tech Channel, eccoci qui questa sera, sono contento di tornare finalmente con voi a fare un video di questo tipo con il nostro MacBook Air. Oggi infatti voglio portare questo video perché ho questo MacBook Air che ormai si avvicina al suo 7º anno di età, va ancora benissimo, ancora un tempo di avvio che tra pochissimo vi mostrerò di pochissimi secondi dal completamente spento al poter aprire un'applicazione, quindi ve lo mostrerò. Infatti era già stato acquistato 7 anni fa con il processore i7 invece che i5, con l'SSD da 256 GB invece che quello da 128, infatti già un SSD. Ed è anche questa la causa del fatto che è ancora molto veloce, però dopo 7 anni purtroppo questo era il MacBook Air che aveva ancora la ventola, infatti dissipa sia attraverso il case di alluminio, ma quando è particolarmente sovraccaricato, in particolare lo uso ancora per renderizzare video, un computer di 7 anni fa, attenzione, senza scheda video dedicata, quindi questo a proprio sostenere la bontà del prodotto in sé, utilizza la scheda video integrata del processore Intel. Appunto, dicevo, quando renderizzo video purtroppo si scalda molto, arriva a toccare temperature anche di 97-98 gradi. E quindi io penso che ciò sia dato al fatto che si è accumulata della polvere all'interno, quindi questo video ho comprato un cacciavite apposta per andare ad aprire appunto il mio MacBook Air, andrò ad aprirlo a vedere se vi è della polvere nel caso di muoverla con il mio compressore. Infatti vi farò appunto vedere tra un attimo che andrò a caricare, comprimere l'aria del mio compressore, dopodiché lo userò spento anche per un motivo acustico, ma non mi serve tutta questa gran pressione dell'aria. Porrò molta attenzione appunto con il mio compressore, come vi dicevo, andrò a ripulire dalla polvere il mio MacBook Air per cercare di far sì che non raggiunga temperature così elevate in attesa appunto di un cambiamento di hardware. Inoltre, sì, voi vedete, sono sempre nella mia stanza dei video, degli attrezzi, vedete questo giornale perché è comunque un garage, quindi volevo far sì che particelle che ci possono essere comunque in giro in un ambiente del genere non vadano ad influire sul mio portatile. Ma andiamo ora quindi nel dettaglio del video. Bene, andiamo ad accendere il nostro compressore. Perfetto, come vediamo siamo arrivati all'incirca sui 6 bar, quasi sui 6 bar, sia nella tanica che a livello appunto della pistola, e quindi lasciamolo così, ora andiamo a spegnerlo. Infatti l'aria contenuta ci basterà sicuramente, anzi dovremo stare attenti a non avvicinare troppo il getto alle parti del nostro computer, ma appunto l'aria che ormai è stata pressurizzata all'interno della tanica del compressore ci basterà, ci avanzerà. Passiamo quindi ora al computer vero e proprio. Bene, è tutto pronto, quindi io andrò a premere il tasto di avvio del mio cronometro sulla destra dell'inquadratura, come voi vedete, nello stesso momento in cui premerò il tasto di accensione del mio MacBook Air. MacBook Air che è stato spento completamente, quindi con uno shutdown completo del sistema e non semplicemente chiuso o messo in sleep come si fa praticamente con quasi tutti i Mac. Ma quindi è stato spento completamente proprio per farvi vedere ancora la reattività dopo 7 anni. Ci tengo a ricordare che non è mai stato reinstallato il sistema operativo, infatti io ho anche un portatile Windows e ahimè una volta all'anno, se non di più, devo reinstallare il sistema operativo per cercare di mantenerlo fluido, anche se appunto questo portatile è più giovane di 3 anni, ma purtroppo con i portatili Windows e le voci del registro di sistema che continuano ad accumularsi è l'unica soluzione. Invece ora vi farò vedere appunto un MacBook Air dopo 7 anni di uso intenso con Photoshop, AutoCAD, programmi di render video, streaming in 4K, con veramente usato parecchio, con l'hard disk ormai pieno, infatti utilizzo moltissimi hard disk esterni proprio per gestire i miei video, vi farò vedere la reattività ancora dopo 7 anni di utilizzo. Quindi ora andiamo a premere entrambi i tasti contemporaneamente. Perfetto, vediamo il tempo che scorre e vediamo quanto ci mette. Sto pronto a bloccarlo alla comparsa della schermata di desktop e al poter lanciare la prima applicazione. Perfetto, perdonate l'errore, ma come voi vedete, dal momento in cui si può lanciare la prima applicazione, ho ancora un tempo di avvio fissato in 29 secondi, che per un computer di 7 anni e da uno spegnimento completo non è niente male. Infatti, se l'avessi semplicemente chiuso, messo in stand-by, l'accensione sarebbe stata praticamente istantanea. Ma andiamo ora a fare l'operazione di cui vi parlavo, ovvero ad aprirlo col suo cacciavite apposito e a vedere se vi è della polvere accumulata e a pulirlo. Non per quanto riguarda la velocità, che è già ottima, ma appunto per quanto riguarda le temperature che si raggiungono se molto stressato, in particolare durante render di video in 4K. Questo infatti è quello che ho notato. Quindi, alla prossima parte del video. Bene, perfetto, eccolo qui se la telecamera mette a fuoco, perfetto. Il cacciavite che abbiamo preso, acquistato su Amazon alla modica cifra di 2 euro, proprio per andare a aprire il nostro MacBook Air. In particolare noi notiamo che il cacciavite è dotato di due punte, infatti se andiamo ad aprire ve n'è una più sottile da questo lato, proprio perché può essere utilizzato anche per iPhone, e quindi con la punta più sottile, in particolare è una punta pentastellata, che non ha accezioni politiche, non vi preoccupate, soltanto che è come se fosse una punta Torx, ma con 5 punte invece che appunto le 6 del Torx. Da questa parte invece abbiamo quella di diametro maggiore, che andremo appunto a utilizzare per il
il nostro MacBook Air. Quindi andiamo a rimontare appunto il nostro cacciavite, non è di ottima fattura, l'ho pagato soltanto 2 euro, si vede che la plastica è molto plasticosa, ma la punta dovrebbe essere diciamo quella più importante. Quindi andiamo ora ad operare proprio sul nostro MacBook Air. Perfetto, andiamo ad aprirlo. Io qui sono un po' scomodo, gli spazi sono un po' stretti per tutte le varie attrezzature, magari un giorno vi mostrerò che utilizzo per registrare. Notate già i segni dell'usura, i graffi, le piegature, però fortunatamente essendo alluminio non si spacca ma si piega soltanto, ricordiamo che ha 7 anni il computer, già una vite è saltata, ma andiamo appunto ad aprirlo e... Esatto, come noi notiamo il cacciavite funziona alla perfezione e vedere veramente cosa cela. Dopo 7 anni di utilizzo, non perdiamo le viti, attenzione, dopo 7 anni di utilizzo il nostro MacBook Air, sono emozionato anch'io, non l'ho voluto fare prima, non è una finta questo video, ma lo sto aprendo con voi, proprio perché secondo me la genuinità di quello che si può fare live, poi nei video non rende bene come invece un qualcosa di finto, come un unboxing finto o cose del genere. Scusate se ho parlato a ruota libera, ma intanto almeno vi faccio passare il tempo senza sottofondi musicali che poi potrebbero essere coperti facilmente da problemi di copyright e quindi bloccaggi del video e cose varie. Voi sapete che questa non è la mia attività principale, quindi non ho le giornate di tempo per cercare la traccia adatta da mettere su un video, ma già ci metterò ore a montare quest'ultimo, quindi cercate di sopportarmi ancora per un attimo, perché abbiamo quasi finito. Infatti noi notiamo che qui lo schermo aprendo, perfetto, quindi momento della verità, molte emozioni, ultima vite, anzi scusate, penultima. Ne avevo persa una, cioè una l'ho persa veramente, ma questa me l'ero dimenticata. Ah, altra cosa, mi raccomando, ah tra l'altro questa è anche la vite più lunga, noi notiamo dove c'è l'inceneratura del display. Vi sconsiglio di farlo, cioè io adesso lo sto facendo, ve lo sto facendo vedere io stesso, perché molte cose le guardo su YouTube all'interno dei video, per non farle io stesso, anche io vi sconsiglio di fare questa cosa, potrebbe invalidare la garanzia, non mi sono informato, il mio ha 7 anni, ormai la garanzia non ce l'ha più, quindi lo faccio, ma mi raccomando, se il vostro MacBook Air è nuovo, portatelo in riparazione, fate tutte le cose del caso, diciamo. Andiamo a sollevarlo. Così vi mostrerò anche quello che è all'interno di un MacBook Air dopo 7 anni. Vedete la polvere? Guardate qui. Segni anche del tempo, di sporcizia. Io lo tengo sempre molto pulito, ma non so se si vede bene in camera. Anzi, adesso ve lo faccio vedere anche da questo lato, come sia sporco. Voi potete notare tutta la polvere che vi è all'interno. Segni anche del tempo. Sporcizia varia, di varia natura. Nonostante fuori lo tenessi perfettamente pulito. Qui il luogo in cui sta la ventola, qui vedete la polvere che si è accumulata proprio nei punti in cui di solito è posizionata la ventola, metto a fuoco, perfetto. E ora vi mostro anche il computer vero e proprio, che ora voi vedrete sfocato, ma ve lo vado a mostrare. Alziamolo, così vedrete finalmente come è fatto un MacBook Air da dentro. Io ho problemi con il cavalletto, ma cerco di mostrarvelo lo stesso. Qui la zona della ventola, voi vedete che questo appunto è ancora un modello dotato di ventola, che entra in funzione però, attenzione, soltanto e solamente, vedete che c'è anche della polvere, soltanto e solamente quando viene stressato, se no dissipa col solo case in alluminio. Come vedete tutto il pacco di batterie invece qui sotto, anche qui vedo la sporcizia ma nulla di che, dopodiché si intravede la RAM, si intravede l'alloggiamento del processore, comunque si vedono una serie di cose interessanti, ma soprattutto ben sporche, perché se noi notiamo anche questo angolo, noi vediamo che la polvere la regna sovrana. Quindi non andrò a toccare nient'altro di tutto ciò che è contenuto qua, ahimè ci mancherebbe, andrò con una leggera pressione del compressore a pulire questa ventola e anche le componenti, proprio perché la polvere si va a scaldare e influisce in maniera negativa sulle prestazioni del computer. Quindi ora farò questa operazione, io riposiziono il mio MacBook aperto qui e andrò a fare questa operazione con voi, vi confesso che non vedo l'ora. Perfetto, siamo tornati in live, andiamo da prima a pulire, lasciamo un attimo da parte il nostro computer, ho fatto bene a mettere tutta questa serie di giornali di carta, andiamo prima a pulire la nostra copertura di alluminio, qua possiamo anche andare con un po' più di violenza, diciamo, su, perché non vi sono parti danneggiabili, e andiamo quindi a pulirlo. Volevo solo ricordarvi che oggi non andrò a pulire, ma andrò solo a rimuovere la polvere, che è quella che mi causa l'aumento di temperatura, non andrò a pulirlo, anche perché ho paura di usare cose bagnate, piuttosto che salviettine, piuttosto che dell'acqua, ovviamente sui componenti, ma andrò solo a pulirlo dalla polvere. Magari farò un altro video in cui vi farò vedere, dopo essermi informato, anche questa parte. Continuiamo quindi a pulire la nostra piastra.
voi vedete anche da dove sia il luogo da cui appunto il Mac va a dissipare, ovvero quando la ventola entra in funzione, è proprio questa zona che collega la scocca sottostante al display. Quindi è proprio, non so se riesco a farvela vedere, ma è proprio esattamente questa zona. Quindi passiamo ora invece al computer vero e proprio. In particolare in questo caso stiamo molto lontani, proprio perché io riesco a regolare, ma non in maniera ottimale, il mio oggetto. Non vorrei mai danneggiare componente interno, staccare qualche condensatore o dalla scheda madre. Quindi andiamo appunto a molta molta distanza ad operare questa pulitura. Notiamo, non so se lo percepite dalla camera, quanta polvere sia veramente intrappolata tra tutti questi piccoli condensatori. E con molta attenzione, mi raccomando, non usate tutti i 6 bar che ho accumulato prima nel compressore, perché sarebbe dannosissimo. Io sto modulando la potenza della mia aria compressa a rimuovere. Quindi perfetto, io direi che per questa prima pulizia del mio computer io posso andare senza fare ulteriori possibili danni a rimontare anche la mia copertura e andare a vedere appunto le temperature raggiunte dal computer, cosa che vi farò vedere per motivi logistici in un prossimo video. Ma almeno vi ho mostrato appunto come avviene il processo di pulitura. Dopodiché andiamo a richiudere e rimontare il tutto. Perfetto. La vita è più lunga, come ora ho imparato anch'io, di modo che possiate impararlo anche voi, va appunto in questa zona. Mi raccomando, non stringetele tutte subito, come i motori, anche se sui motori noi sappiamo che c'è un ordine preciso. Qua, vabbè, non c'è un ordine preciso, almeno non che io sappia, ma prima di tutto le stringiamo poco e dopo andiamo magari a X a stringerle di più. Senza questo cacciavite ovviamente non sarebbe stata possibile questa operazione, infatti l'ho acquistato appositamente su Amazon. Mentre rimonto ancora, vi tedio con qualche aneddoto. Comunque sia, io so che siete qua sul canale, vi invito anche a seguirmi sulla mia pagina o profilo Instagram. Il profilo Instagram è sempre Albibatti Channel e la pagina è Albibatti Channel su Facebook, perché anche lì troverete tutti i miei video e anche altre immagini e curiosità. Inoltre io ho anche un blog che si chiama Engineer Bat Motor Blog, nel quale parlo di motori, scrivo articoli in italiano, anche di cose che... scusate ma sto avendo difficoltà, anche di cose che solitamente non si trovano, se non altro in lingua italiana non si trovano assolutamente. E quindi vi invito a visitarlo, pubblico anche ogni giorno immagini di supercar particolari, magari foto scattate da me o cose veramente un po' particolari che non si trovano solitamente. Ora magari metterò l'avanzamento veloce proprio per andare a finire di chiudere queste viti. Perfetto, l'avanzamento veloce è terminato, io non ho perso nemmeno una vite, a parte questa che l'avevo già persa, diciamo, per strada nei vari viaggi. Io ho preso un nervo proprio perché me lo porto sempre dietro, nello zaino, eccetera, eccetera, e quindi mi è molto comodo. Andiamo ora a stringerle, cerchiamo di seguire una sorta di X proprio per cercare di distribuire al meglio la pressione. Ok, 1, 2, non stringiamo mai troppo, 3, qui dove vi era l'alluminio piegato, 4, torniamo qui, 5, 6, 7, questa qua non c'è, allora andiamo qui, 8, 9, questo alluminio, come le testate dei motori in alluminio, scusate la deformazione professionale, è importante stringerle in modo da distribuire al massimo la mia pressione sull'alluminio. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto, quindi da Albibatti Tech Channel, compressore, computer e breve, io vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo sempre di seguire le mie pagine Facebook e Instagram, capito Breddolo, di seguire le pagine del Facebook e dell'Instagram, per rimanere sempre aggiornati sul canale. Quindi io appunto vi do appuntamento al prossimo video. Una buona serata, un saluto a tutti da Albibatti Tech Channel e da Breddolo. Ciao Zappo! E ciao! Ciao lì, che ti salutano anche loro, eh! Mua.